Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video vlog veramente richiestissimo che ho deciso di portarvi proprio per sfruttare un'occasione. Recentemente ho acquistato lei una GoPro Hero 7 Black. Non è un video pagato, non è un video sponsorizzato, non mi è stata regalata, l'ho pagata tutti i soldi che costa questa macchinettina. Ho deciso di acquistarla per alzare ancora di più la qualità dei miei video, perché mi permette di registrare in 2,7K al posto che a 1080p nella modalità di registrazione che utilizzo principalmente. Poi ovviamente ti fa fare anche il 4K 60fps, insomma tante belle cose. E dato che le domande che mi fate riguardo al mio setup, riguardo al mio casco, come tengo il microfono, che GoPro uso, che settaggi di GoPro uso, insomma mi fate veramente molte domande a riguardo, ho pensato, beh, mi è arrivata la nuova GoPro, perché non montarla sul casco e farci un video riguardo. Prima di cominciare però con il video mi riferisco a te che stai guardando questo video e che probabilmente non sei nemmeno iscritto al canale. Se non l'hai ancora fatto, clicca quel tastino rosso e soprattutto clicca sulla campanella delle notifiche per non perderti i miei prossimi video. Raga, tra l'altro vi faccio vedere un tocco di classe e questo qua è proprio figo. Un po' in stile pulizia di primavera. In occasione dell'arrivo della Hero 7 ho deciso di riordinare tutti gli accessori delle mie GoPro. Vi informo inoltre che tutti i prodotti che vedrete in questo video saranno qui sotto nella descrizione. Vi lascerò il link Amazon affiliati, quindi se siete interessati potete acquistare da lì e senza alcun prezzo aggiuntivo mi darete una piccola percentuale per aumentare la qualità dei miei video. Prima di cominciare però con questo video vi voglio dire che è stato realizzato in collaborazione con 21 Buttons, applicazione che ormai conosciamo tutti e che non potete non avere sul vostro dispositivo. 21 Buttons è un'applicazione simile ad Instagram che vi permette di pubblicare le vostre fotografie all'interno della loro piattaforma, dandovi però la possibilità di taggare ogni capo d'abbigliamento che state indossando. Infatti, come potete vedere qui accanto a me, questo qui è il mio profilo e queste qui sono alcune delle fotografie che io ho postato. Andando su una fotografia qualsiasi e cliccando su questo pallino bianco, che si può anche colorare quando si pubblicano le fotografie, che si trova appunto sopra la mia maglietta, la mia felpa, insomma quello che sto indossando, l'utente avrà la possibilità di vedere che prodotto sto indossando, di vederne il prezzo e addirittura di acquistarlo tramite l'applicazione. Sappiate inoltre che se mi seguite su 21 Buttons, se vi iscrivete al mio canale YouTube, se mi seguite su Instagram e, cosa più importante di tutte, se cliccate sul banner giallo che comparirà nel mio profilo nei prossimi giorni, avrete la possibilità di vincere un buono di 100 euro da spendere in prodotti Nike. Anche link per scaricare l'applicazione ve li lascerò qui sotto nella descrizione. E già che siamo in vena di pubblicità, vi dico anche che sul mio shop ufficiale edoardoiannone.com/shop avrete la possibilità di acquistare qualsiasi mio prodotto in sconto del 30% per tutto il mese di dicembre. Quindi se siete interessati a prendere dei regali di Natale, questa è l'occasione giusta per farlo. Allora, entriamo nel vivo della cosa. Io non vedo l'ora ragazzi, perché questa GoPro l'ho ricevuta tipo l'altro ieri, ma dovevo fare questo video oggi perché gli altri giorni ho dovuto studiare, quindi sono stato obbligato a non aprirla e da qui dovremmo andare a togliere tutto. Allora, come vi ho detto, ho deciso di acquistare questa GoPro per il semplice motivo che mi dà la possibilità di registrare ad una qualità più alta. Vabbè, abbiamo detto una batteria, il cavo, un adesivo curvo, un adesivo piatto e un noiosissimo manuale di istruzioni che non leggerebbe nemmeno mia nonna. Ciò che interessa a noi ovviamente è la GoPro, quindi andiamo a rimuoverla dal supportino, eccola qua, e a togliere la pellicola protettiva che ci hanno messo sopra, come se la GoPro fosse accesa e noi fossimo dentro l'oceano a guardare le tartarughe. Se vedete che ho qualcosa scritto sulla mano ragazzi, mi sono scritto dei promemoria per ricordarmi delle cose che devo fare, non ho copiato a scuola. No, cioè, sono serio, non... Ok, allora andiamo a mettere la batteria. Lingua italiano. Con l'utilizzo di questa GoPro accetto le condizioni d'uso. Accettiamo. Aggiornamento, va bene, mi sta aggiornando la fotocamera. Vi dico mentre aspetto che la fotocamera si aggiorni che le impostazioni che utilizzerò io per i motovlog, poi ovviamente quando non registrerò i motovlog ma farò altre riprese, anche se non mi capita spesso con le GoPro, utilizzerò dei settaggi diversi, saranno ProTune On con profilo colore GoPro. Terrò disattiva la stabilizzazione Hyper Smooth, che dovrebbe essere una figata, devo ancora provarla, però teoricamente dovrebbe essere molto bella, ma per i motovlog non va bene. Registrerò a 2,7K 60fps con field of view, campo visivo, super view. Finora io ho sempre registrato in 1080p 60fps super view, quindi diciamo che la qualità aumenterà, non sarà un 4K ultra super giga HD, ma sarà comunque di più del full HD. Questo perché la fotocamera non mi permette di fare 4K 60fps super view. Allora, livello batteria fotocamera camera troppo basso, va bene, allora facciamo così. Ostie. Aia, porca. Prendiamo una qualsiasi batteria della GoPro Hero 5, che dovrebbe andare bene anche sulla Hero 7. Accendiamo la GoPro.
e andiamo a cercare l'aggiornamento. E ovviamente non mi dice che devo fare. Va bene GoPro. Male, 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 male. Va bene, cominciamo con i primi problemi. La collegherò al computer e farò l'aggiornamento manualmente. Ok, aggiornamento della GoPro fatto. Ora passiamo alla parte interessante. Il casco che uso ormai lo conoscete tutti. È un Airo Aviator 2.2. E il setup che utilizzo è un setup complesso. Mettetevi in testa che se volete registrare video con una qualità alta e soprattutto con una qualità audio alta, avete bisogno di un microfono, un adattatore, un altro adattatore, un altro adattatore e la GoPro. Quindi sarà piuttosto complesso spiegarvelo, ma ora vediamo tutto. Lui è il mio casco e questa qui è la custodia della GoPro che utilizzavo prima, che quindi ora andrò a togliere. Come vedete è messa su in un modo stranissimo. Il supporto che utilizzo è questo qui. Ve lo faccio vedere per un altro paio di secondi, perché così almeno potete copiarmelo se volete copiarmelo. Che come vedete ho attaccato anche ignorantemente con la colla a caldo, perché l'adesivo curvo non è abbastanza curvo per aderire in qualsiasi suo punto sul casco. Quindi sappiate che se volete attaccare una GoPro e volete fare come faccio io, il casco si rovina. Bene, quindi ora io procedo a rimuovere il vecchio supporto della GoPro e vi faccio notare come nel supporto che vi ho fatto vedere un attimo fa non utilizzo la vite della GoPro, come potete vedere in questo puntino qui, ma utilizzo lei, che è una semplice vite della stessa identica dimensione di quella della GoPro, ma a brugola. È una cosa super utile, ragazzi, e che nessuno utilizza. Vi lascerò il link qui sotto nella descrizione, non ci guadagno nulla a dirvi queste cose, perché se dovete attaccare la GoPro in un punto in cui rimarrà fissa, in cui sapete che quel supportino lì non starete a muoverlo, a girarlo, quindi non avete bisogno di stringerlo, riavvitarlo, farci tutte queste cose, questa qua è utilissima, perché non ti utilizza spazio, perché non è lunga come la vite della GoPro, come vedete, però ti tiene fissi i supporti in ugual modo, perché la vite è proprio la stessa, come se io l'avessi tolta da qua e avessi buttato via il pezzettino nero. Mettiamo la Hero 7 nel case e andiamo ad inserirla nel punto che vi ho fatto vedere un attimo fa. Come vedete qui sotto la mia mano sinistra c'è un super adattatore. Questo qui è il famosissimo adattatore GoPro che costa un sacco di soldi e che spesso non funziona nemmeno, ma che è importantissimo e fondamentale se volete registrare con l'audio di un microfono esterno, si intende ovviamente, che dovrà essere attaccato alla GoPro, nella porta USB-C della GoPro. Per poterlo fare, mi sono dimenticato, ho bisogno di prendere la GoPro e rimuoverci questo pezzettino qui, quello in cui ricaricate la GoPro, andiamo a semplicemente rimuoverlo. Adesso rimettiamo la GoPro dentro la custodia e attacchiamo la GoPro all'adattatore, che a sua volta è attaccato a due adattatori che a sua volta sono attaccati al microfono. Come vedete qui se ne vede uno che ho attaccato con una fascetta, perché era il luogo secondo me più comodo. Il microfono si trova qui in questo punto del casco. Molta gente lo mette qui. Io vi consiglio personalmente di metterlo qui, perché se lo mettete qui davanti, esattamente davanti alla vostra bocca, quando parlate si possono sentire dei suoni molto fastidiosi, come la P molto accentuata, oppure la T, la S, dei suoni che possono veramente fare fastidio perché l'aria va diretta all'interno del microfono. Se lo spostate al lato invece vi si sente comunque benissimo e andate a rimediare il problema. Per quanto riguarda il cavo del microfono, io ho fatto una cosa un po' azzardata, che è quella di aggrovigliarlo tutto in questa parte. Ora vediamo se cliccando e mettendo a fuoco lì magari riuscite a vedere meglio. Se riuscite a vedere, qui c'è tutto un cavo arrotolato che è arrotolato al guanciale del casco. In questo modo accorcio leggermente il cavo, lo faccio passare qui sopra, si collega con la fascetta e a sua volta si collega a tutti i vari adattatori che si collegano alla GoPro. Il consiglio che vi do per quanto riguarda l'inquadratura è di metterla come l'ho messa io, perché secondo me è la migliore, ma soprattutto di tenere la GoPro puntata esattamente come puntereste la vostra mascherina. Quindi questa qua è la mascherina. Come vedete la GoPro è puntata perfettamente, forse anche leggermente più in basso rispetto a come è puntata la mascherina, perché come è puntata la mascherina è più o meno l'inclinazione che la vostra testa ha quando andate in moto. Ovviamente poi sta a voi smanettare un po', controllare se questa inquadratura piuttosto che quest'altra è meglio per voi. Sono gusti personali, questa non è una regola, è semplicemente il modo che utilizzo io per configurare la registrazione dei miei video. Molto bene, quindi il setup è stato completato correttamente. Come potete vedere qui sopra c'è la mia GoPro attaccata con tutto ciò che aveva bisogno. Ora farò una prova ignorantissima, giusto per vedere se bene o male l'inquadratura può andare bene e soprattutto se il microfono funziona, cosa che mi interessa di più. Allora, la GoPro non ostacola la vista e questo è un bene. Vado a
ad accenderla e a cominciare la registrazione. Bene, quindi questo è quello che vedo io in questo momento, questo è quello che vedete voi. Questo qui è l'audio del microfono della GoPro, quindi se io tocco leggermente la GoPro, teoricamente voi non dovreste sentire quasi nulla, dato che il microfono viene registrato da qui e non da qui. Mentre questo qui è il microfono della mia macchina fotografica normale. Ma la cosa che mi interessa è la postura. Io più o meno quando sono in moto sono con questa visuale all'incirca. Quindi considerando magari mi vado a girare, vado a muovermi un po', teoricamente voi dovreste vedere fino a questo punto, forse anche leggermente più in basso, considerando che io sto guidando in questo modo. Bene, direi che ci siamo. Quindi ora non mi basta fare altro che andare a eliminare tutte le registrazioni che ho fatto di prova su questa GoPro, mettere in carica tutte le mie batterie e dare un po' di gas sul mio TM. Quindi ragazzi, io spero che questo video richiesto e diverso dal solito vi sia piaciuto. Quello lì è il mio setup definitivo che d'ora in poi utilizzerò, mentre la GoPro Hero 5 la utilizzerò come inquadratura secondaria, dato che ha una buona stabilizzazione anche lei, che punterà verso il mio volto. Ed oltre a tutte queste due GoPro ne ho altre due GoPro Hero 4 Black, che mi permettono quindi di registrare alla solita qualità con cui vi ho portato i video precedentemente, e qui entrate in gioco voi. Scrivetemi un commento qui sotto facendomi sapere dove vorreste vedere delle altre inquadrature sul TM, in modo tale da avere anche più di due inquadrature in un singolo video. Noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video, lasciate un bel mi piace se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella delle notifiche. Vi ricordo che il mio shop è in sconto per tutto il mese di dicembre e che questo video è stato realizzato in collaborazione con 21 Buttons, i link saranno qui sotto nella descrizione. Noi ci rivediamo in un prossimo video e adios!